Ciao Patrick, intanto grazie mille di averci dato la possibilità di chiarire i nostri dubbi. È dalla prima superiore che ti seguo su YouTube e non solo. Complimenti perché sai sempre essere esaustivo in tutto ciò che tratti. Bene, passiamo al dunque. A me non è molto chiaro il concetto di plurilinguismo dantesco. Prima di continuare, se trovi difficile l'inferno di Dante, ti comunico che è uscito il mio libro completo di parafrasi, commento, riassunto e spiegazione di tutti i canti dell'inferno. Si tratta di una guida chiara e schematica che ti permetterà di superare tutte le tue difficoltà legate alla Divina Commedia. Trovi il link in descrizione e nel primo commento. Ciao Ermira, grazie per la domanda e per l'apprezzamento e cominciamo. Dunque, Ermira chiede cosa sia il plurilinguismo dantesco. Cominciamo a dire che per plurilinguismo si intendono due cose. Da un lato è l'impiego all'interno di uno stesso testo, di una conversazione, di lingue diverse, di lingue differenti. Dall'altro lato invece è l'impiego all'interno di uno stesso testo, di un testo, di registri stilistici e letterari diversi. Questo è il plurilinguismo. Nell'opera di Dante troviamo entrambe le manifestazioni di questo plurilinguismo, in quanto Dante nella sua opera utilizza lingue diverse. La lingua base è ovviamente il fiorentino, ma questo fiorentino è arricchito da numerosi latinismi, grecismi, gallicismi, vi sono provenzalismi, vi sono arabismi. E inoltre vi sono anche dei neologismi. Inoltre, spesso e volentieri, Dante ricorre a termini propri del linguaggio tecnico-scientifico. Inoltre, vi sono alcuni passi interamente in provenzale o in latino, o addirittura alcuni passi che sono scritti in un linguaggio incomprensibile. Basti pensare alle parole che Pluto rivolge ai due poeti, il famoso Papessatan Aleppe, oppure a come il gigante Nembrot si rivolge ai due poeti quando li incontra, utilizzando un linguaggio incomprensibile. Nella Divina Commedia il plurilinguismo si manifesta anche attraverso l'impiego di registri stilistici diversi e di un lessico molto ampio, molto ricco, che va a toccare tutte le manifestazioni, tutti i registri stilistici. Così nella Divina Commedia ci possiamo imbattere in canti dal registro comico, dal registro basso, fino ad arrivare a canti dal registro elevato, sublime. Dunque si passa da uno stile alto a uno stile basso e viceversa. E dunque la Divina Commedia rappresenta, offre una ricchezza di registri linguistici e stilistici e un ventaglio lessicale molto molto ampio. Tutto ciò ha influito tantissimo per quanto concerne la storia della lingua italiana. Infatti, basti pensare che nel 1525 Pietro Bembo, nelle sue prose della volgar lingua, come modelli letterari indicò Boccaccio per la prosa e Petrarca per la poesia. Non indicò Dante, in quanto Dante, col suo plurilinguismo, non permetteva di essere un modello da imitare.